la benedizione di padre Oliviero Svanera e di Sant'Antonio. Che emozione! Lo straordinario volo in elicottero di Antonio a benedire i luoghi colpiti dalla pandemia un anno fa. Il ritorno della reliquia dell'avambraccio sinistro del corpo del santo a Padova dalla Basilica della Salute in questo 2021. Sarà giornata di festa per Sant'Antonio il 13 giugno a Padova e in tutte le vostre case, da dove potrete seguire la lunga diretta dall'alba sino al tramonto, trasmessa su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est. Un ritorno al santo della reliquia dopo 369 anni. E lì alla Salute è custodito appunto questa insigne reliquia che verrà portata dal patriarca di Venezia quasi in un ricongiungimento ideale, ecco, delle spoglie del santo qui alla Basilica il 13 mattina, percorrendo ecco, alcuni luoghi anche significativi per una benedizione, per un momento di sosta e di preghiera. Un pellegrinaggio che toccherà l'ospedale all'Angelo, la parrocchia di Sant'Antonio a Marghera, il Covid Hospital di Dolo. Gli uomini e le donne del network Media Nord-Est vi racconteranno questo straordinario viaggio che condurrà la reliquia sotto le cupole del santo, dove resterà per una settimana sull'altare maggiore. Nel pomeriggio la tradizionale statua processionale di Antonio uscirà lungo le vie di Padova con un percorso simbolico per rientrare per la celebrazione eucaristica delle 17. La solenne benedizione del santo in un 13 giugno dal sapore di rinascita arriverà anche nelle vostre case con la diretta che su Rete Veneta proseguirà senza sosta dalle 5:25 del mattino. Noi abbiamo bisogno, credo, di poter alzare gli occhi al cielo, l'abbiamo fatto l'anno scorso e lo facciamo anche con questa modalità, perché i nostri santi, Maria e Sant'Antonio, ci portano al Signore, ci fanno sentire che non siamo soli, che non ci salviamo da soli, che i santi sono la rappresentazione più bella della nostra fede incarnata, perché sono i santi del nostro territorio.